Smashing Victory, Bjorn Goop. L'incertezza di Highway Patrol dall'esterno, Norvelus Hanover che cerca il comando delle operazioni, incontra l'opposizione interna di Exelon LB e Explode i Fiori che non gli permettono di arrivare a tiro in straight up, che con numero l'ausilio 3, dei Birilli rientra e si installa al comando. L'errore e la squalifica intanto per Ludo De Castel quando si va dopo 200 metri in 14-3. Exelon LB a lato in straight up lo copre interamente al primo quarto di gara in 28-4. Exelon a lato di straight up nella sua scia, Norvelus Hanover per le vie brevi, rimane Copeland, il gruppo che si va più o meno disponendo a coppie con Let's Go che in anticipo su Highway Patrol va a prendere a sua volta la schiena di Norvelus Hanover. 43-6, stavolta si cammina davanti alle tribune, straight up sente la presenza esterna di Exelon LB che non gli ha permesso dopo lo strappo iniziale di riprendere in mano. 29-9 la seconda frazione, passata a ritmo decisamente congruo, straight up leader ma a prezzo di 58-3 per il primo giro di gara. Adesso arriveranno quelli che sono stati più o meno a guardare, 1:13.8 il chilometro, viene via Norvelus Hanover, pedinato da Let's Go, quando si va a metà della dritta in fronte, straight up in vantaggio, Let's Go in terza corsia, in quarta addirittura Pegasus Bocco, 4 a ventaglio all'attacco della piegata conclusiva, Let's Go è più incisivo di Norvelus Hanover, a destra Pegasus Bocco in vantaggio, c'è sempre straight up per le vie brevi, Copeland all'ingresso a retta arrivo, straight up in vantaggio nei confronti di Let's Go, Norvelus Hanover, poi Copeland al largo di tutti, Pegasus Bocco straight up in vantaggio, accento al termine su Let's Go che ci prova insieme a Pegasus Bocco nel finale al largo di tutti e Cargo Jet dal nulla, Roby Ergojet dal nulla, dopo essere passato per...